l'Italia che cambia siamo noi. Isole si trova in Sardegna, vicinissima a un porto commerciale tra i più importanti della nostra isola, che è Porto Torres. L'isola nasce nella fine del 2014 perché la società, diciamo, proprietaria dello stabilimento di Porto Torres, Isolanti Italiani, aveva deciso in un discorso di razionalizzazione di tagliare anche lo stabilimento di Porto Torres. Venuti a conoscenza di questa idea, abbiamo iniziato per vedere se si poteva mettere in piedi una nuova intrapresa industriale che vedesse i lavoratori, i proprietari, diciamo, dell'iniziativa, che quindi rilevare anche la fabbrica e quanto altro. Abbiamo visto la possibilità di sfruttare il sistema del worker buyout e di conseguenza abbiamo dato vita, diciamo, a questa nuova cooperativa. I numeri che ci riguardano sono quelli che noi comunque sia, con questa iniziativa, abbiamo dato stabilità in questo momento a 24 persone. Cioè ci sono in isole 24 persone dirette che lavorano. Di queste ben 20 sono socie, 4 invece unità. Abbiamo dovuto cercarle attraverso, diciamo, il mercato del lavoro, contro le 28 che lavoravano prima. Consulenti pochi, scelti. La proposta è stata fatta a tutto l'organico completo che c'era nella vecchia società. Le persone che sono rimaste credo che abbiano preso la cosa con lo spirito giusto. I ruoli sono indispensabili in una fabbrica. Noi siamo una società a tutti gli effetti, dove ci sono ruoli, diciamo così, di cooperazione amministrativi, poi ci sono i ruoli operativi, che sono direttore di stabilimento, a cui bisogna rispondere tutti. I risultati poi del primo anno che abbiamo portato a bilancio, che erano quelli del 2015, hanno dimostrato che l'azienda è riuscita a mantenere, anzi a incrementare la produzione rispetto al 2014, ma anche a fare non tantissimo, però un po' di utile. Il prodotto, diciamo, della Isolex è un prodotto che viene utilizzato per molteplici aspetti, soprattutto per l'isolamento delle case, l'isolamento termico, sia delle pareti che anche dei tetti. Isolex fa una produzione che si chiama pannelli in polistirene estruso. Il polistirene estruso ha una capacità di isolamento notevole, è uno tra i maggiori, diciamo, isolamenti che si trova nel mercato internazionale. La specificità del nostro prodotto è quello che, a differenza di altri, è prodotto esclusivamente con l'anidride carbonica, con la CO2. Non partecipiamo al famoso buco nell'ozono, perché utilizzando magari dei gas prodotti attraverso un processo, diciamo così, industriale, noi abbiamo fatto una scelta di cercare di trovare un prodotto che si trovasse in natura e che ci desse anche una sorta di certificazione di carattere ecologico. Abbiamo speso in ricerche tantissimi denari, abbiamo perso per svariati anni fino a trovare alla fine un risultato soddisfacente che ha fatto sì che pannelli di polistirene estruso di isole fossero prodotti con queste caratteristiche. Io credo che sia opportuno, attraverso le organizzazioni, in questo caso mi spendo per quanto è l'organizzazione di cui faccio parte, che è la Lega Nazionale delle Cooperative, affinché venga messa a conoscenza della comunità la possibilità che viene data, sfruttando anche delle cose esistenti, delle leggi esistenti, perché questa legge Marcora che noi abbiamo utilizzato, oppure il worker buyout, non è che sono cose che sono nate oggi così, sono cose che esistevano. E credo che in Italia questa cosa sta prendendo sempre più piede e la Lega delle Cooperative sta avendo un ruolo. L'Italia che cambia è un qualcosa
che in cui bisogna crederci. Quindi la parte, diciamo, industriale, proprio attraverso il sistema del worker buyout, sta recuperando moltissimi posti di lavoro persi e ne sta creando di nuovi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.